Buonasera a tutti, sono Silvana Emili, sono uno dei tanti volontari che fanno parte dell'associazione di volontariato MOMA 5 di Marotta, comune di Mondolfo. La nostra associazione si prefigge lo scopo di contribuire alla distribuzione di frutta e verdura, di generi alimentari vari, nonché di vestiario, capi d'abbigliamento a famiglie che si trovano in situazioni di indigenza economica e comunque hanno un reddito limitato e necessitano di un supporto economico. Essere agevolato grazie all'intervento essenziale del signor Domenico Zandri, proprietario di questo immobile, che ce l'ha concesso in comodato gratuito con la più ampia disponibilità e che vogliamo quindi ringraziare pubblicamente per tutto quello che ha fatto per noi e per le famiglie che stiamo assistendo. Magazzino del riuso, letteralmente significa appunto riciclo, riuso, reimpiego, e questo è uno degli obiettivi principali di MOMA 5. Oggi siamo in fase di distribuzione delle eccedenze di frutta e verdura che settimanalmente ritiriamo presso il CODMA e sono eccedenze di produzione di aziende agricole, ortofrutticole, in questo caso dell'Emilia Romagna, ma possono essere anche di altre regioni, che sarebbero destinate al macero. Vengono recuperate e redistribuite alle famiglie che presentano un ISEE non superiore ai 15.000 euro, secondo la normativa europea. Le aziende ortofrutticole ricevono a loro volta un rimborso per questa prestazione che fanno a favore delle associazioni di volontariato. E questo progetto è iniziato come progetto non spreco al comune di Fano ed era gestito da Caritas con l'ausilio di Gerico e di Domomia, però era un progetto a tempo limitato. Noi cerchiamo come possiamo di poterlo ampliare per poter farlo continuare a tempo illimitato, anche diciamo estendendolo a un servizio più ampio, quale per esempio fare delle convenzioni con aziende produttrici locali del territorio della diciamo Valcesano. Abbiamo già per esempio prodotti del forno, anche oggi abbiamo una distribuzione di pane, derivati insomma di prodotti del forno. Poi vogliamo coinvolgere anche le stesse famiglie residenti nel territorio che magari dai loro orti hanno eccedenze che portano qui il martedì, come già stanno facendo, così come portano capi d'abbigliamento in ottime condizioni, proprio perché anche per rispetto alle famiglie che le ricevono, che devono appunto ricevere un capo che sia come se lo acquistassero in negozio. C'è un piccolo reparto giocattoli per i bambini, una piccola serie di libri, fumetti e quant'altro, e speriamo di avere il supporto anche delle amministrazioni dei vari comuni, non solo del comune di Mondolfo ma dell'intera Valcesano. Noi siamo disponibili a effettuare questo servizio anche per altre amministrazioni, magari con la corresponsione di un modesto contributo che abbiamo individuato in circa 3-5 euro all'anno per persona assistita. Attualmente siamo arrivati a 70 famiglie assistite di Mondolfo per circa 250 persone, che quindi tutte le settimane riforniamo in questi termini.
siamo molto soddisfatti, speriamo di crescere e di avere il supporto di tutta la cittadinanza e delle amministrazioni. Interessato a usufruire di questo servizio non deve far altro che munirsi di un ISEE che può essere effettuato presso qualsiasi patronato e portarcelo, può portarlo direttamente al Restore il martedì quando c'è la distribuzione della frutta o il sabato mattina che siamo aperti per il mercatino di scambio e baratto. Abbiamo un sito internet che è www.moma5-volontariato.gimdo.com. Digitando MOMA 5 volontariato su Google vi fa accedere immediatamente alla pagina. C'è anche una campagna che aggiungo di crowdfunding per la raccolta fondi che abbiamo attivato ed è il sito è www.gofoundme.com/restore. Naturalmente siamo sempre pronti a accettare donazioni, chiunque voglia contribuire, sul sito trovate tutte le indicazioni. Grazie.